GTA 6 sappiamo già come sarà sotto tanti aspetti. In questo video saranno raccolte in ordine tutte le informazioni leakate, vere e confermate ufficialmente da Rockstar Games. Il motore grafico di Rockstar Games, il Rage, sarà migliorato rispetto a GTA 5 e anche rispetto a RDR2. Sarà una versione molto più simile a quella di quest'ultimo videogioco, che verrà sfruttata per l'illuminazione e per lo skybox. Sono visibili anche nuvole volumetriche. La clip Americas 2022-0406-1555-26 mostra un inseguimento tra Lucy e le forze dell'ordine. E proprio qui è visibile una nebbia molto fitta. Già c'era la nebbia su GTA 5, ma non ce n'era tanta come in questa clip. I nomi dei personaggi nella versione di debug sono ordinati a seconda della loro apparizione nella storia. Ogni evento nel mondo ha un determinato numero di caratteristiche da matchare per riuscire ad attivarlo. C'è una variabile che assume il valore di not passing in caso negativo e di passing in caso positivo. Molte regole sono semplici come is player character, Lucia o Jason. Altre sono cose come is wanted rule, che riguarda il livello di sospetto. I puntini verdi al lato dell'evento mostrano quali condizioni sono soddisfatte. Se invece giochi ancora tanto a GTA 5 e vuoi sapere come fare soldi, scrivimi su Instagram o su TikTok, link qui sotto. Come personaggi abbiamo Dre, amico di Bubi, viene presentato proprio da quest'ultimo a Jason e Lucia. Sembra essere in contatto anche con un paio di artisti. Ed ecco il primo protagonista, Lucia. Bonnie della coppia Bonnie e Clyde, si tratta probabilmente di un hacker. Questo lo fanno pensare agli strumenti che ha nell'inventario. La controparte Clyde è Jason, il secondo protagonista. Sappiamo che è in una relazione con Lucia proprio grazie a una clip. In questa clip, una delle più famose vista praticamente da tutti, c'è una rapina ad una tavola calda. Ci sono poi tanti personaggi che conosciamo solo di nome, alcuni sono nuovi contatti come Billy, altri come Kai sono semplicemente menzionati. Alcuni dicono magari solo una battuta come Weeman, che dice "break out of the fucking cage". Ne abbiamo anche uno in particolare che sembra avere le iniziali YJ. Lo sappiamo da un'icona della minimappa, la caratteristica icona che viene utilizzata nella saga di GTA proprio per far capire di che personaggio si tratti. Jay Norris, menzionato nella clip Americas 2022-09-06-17-13-34, si parla del fatto che sia morto di una cospirazione che crederebbe Jay Norris possa controllare le menti delle persone. In questa clip si menziona la sua morte e una cospirazione secondo la quale Jay Norris venderebbe tutte le informazioni dei clienti a dei compratori, viene detto testualmente, come i cinesi. Essendo Jay Norris un personaggio di GTA 5, questo fa capire che GTA 6 sia ambientato nello stesso identico HD Universe. La relazione tra i due protagonisti viene confermata anche da uno dei giornalisti più rinomati nel settore, Jason Schreier. Diceva infatti che GTA 6 avrebbe avuto dei protagonisti in stile Bonnie e Clyde. Questo non sta a significare però che tutta la storia di GTA 6 debba girare attorno a questo. È confermato comunque che siano in una relazione da moltissime clip. Abbiamo anche il codice dei due protagonisti, la loro altezza Lucia 1,60, Jason 1,85. Ci saranno delle gang, conosciamo la San for San, i Guardia Brothers, scritto Guardia, e la Far Right Militia. Non si sa se questa sia a tutti gli effetti una gang o semplicemente un gruppo di persone che puoi trovare mentre giri per la mappa, come succede in alcuni casi con Red Dead Redemption 2. Come strumenti abbiamo primo fra tutti uno che permette il furto di veicoli di lusso. L'abbiamo già visto su GTA Chinatown Wars. Sappiamo anche da dettagli successivi che vedremo il furto di veicoli di lusso su GTA 6 sarà complicato. Painkillers, quindi antidolorifici, trauma kits, cibo e bevande che a quanto pare serviranno per recuperare vita, una USB drive, un tracker jammer che serve per impedire a dispositivi GPS di inviare o ricevere segnale. Potrebbe essere utilizzato nel gioco per impedire alla polizia di trovarti. Sigarette, paracadute, un borsone, Slim Jim che verrà utilizzato per poter forzare le portiere delle auto più vecchie, non può essere utilizzato per quelle più nuove che hanno altri tipi di protezioni. Torneranno i binocoli e poi ci sono altri strumenti come la mazza da golf, il piede di porco. Dopodiché abbiamo le armi RPG, M16, AK-47, mazza da baseball, coltello, bolt sniper, una pistola in polimero, una spararpioni, un fucile da caccia e tante altre armi che abbiamo già visto su GTA 5. La ruota delle armi sarà divisa in tre categorie: weapons, equipment, gears. Abbiamo visto sezioni molto simili in RDR2. La quantità di armi che sarà possibile portare è molto ampia. Abbiamo conferma di questo dalla clip Americas 2021-06-22-20-24-48. C'è una clip invece che dalla data sembra essere stata registrata l'anno successivo, che mostra una ruota delle armi leggermente differente, comprendente anche la chiara possibilità di utilizzare uno strumento rapido nell'inventario. Si potrà usare per consumare velocemente sigarette, cibo, ma anche medicine
utilizzare Medikit. Il nome della clip è Americas 2022-01-20-11-18-26. Attraverso il codice di debug visto in un'altra clip, sappiamo che nella mano destra e nella mano sinistra sarà possibile portare armi differenti. Nella clip Americas 2022-06-01-17-16-15 invece si vede tutto il contrario. L'inventario rapido è stato spostato ed è possibile tenere un numero limitato di armi. Nella clip Americas 1-2022-08-10-12-27-03 è possibile vedere Jason che viene gravemente ferito. In quel caso compare proprio una scritta che dice: sei ferito, la tua salute si rigenererà lentamente. Apri l'inventario e usa un recovery item per rigenerarla più in fretta. Ci saranno molte attività free mode come giocare a dadi, golf, pesca e corse. Nella clip Americas 2022-05-25-13-19-33 è possibile vedere i van shipments, lo spawn di un delivery van vicino a Port Gellhorn. Clip come quella Lank's Waffle dimostrano che su GTA 6 le rapine saranno molto più grosse, se ne potranno fare molti di più e saranno disponibili in giro per la mappa in maniera molto più dinamica e accessibile. A quanto pare ci saranno anche cargo containers disponibili però solo per Jason. E poi c'è un punto interrogativo. Abbiamo visto anche una variabile specifica get underscore SLTH dedicata a delle consegne. Ci sono anche eventi a Port Gellhorn chiamati Delivery Pickup Warehouse. Una delle feature più importanti di GTA 6 sarà la possibilità di entrare in moltissimi edifici. Questo si collega direttamente a ciò di cui abbiamo parlato. Ci sono anche molti interni già visti e confermati: il Malibu Club, il Pawn Shop, un sacco di supermercati, ristoranti, appartamenti, lavanderie. Dalla clip Americas 1-2022-08-29-12-44-36 è possibile vedere che ci saranno almeno 157 interni. Saranno collegati in maniera omogenea con la mappa, non sarà necessario teleportarsi all'interno, ma sicuramente ce ne saranno molti di più. Nella clip Americas 1-2022-05-24-17-19-42 è possibile vedere una variabile in particolare che dimostra l'esistenza di un multiplayer. PL2.2/32 mostra che ci siano due giocatori in una sessione da 32. In realtà i giocatori potranno essere 30. Due posti sono riservati sempre o per lo staff di Rockstar Games o per gli spettatori. C'è anche una variabile chiamata SH2.PR_RSN1 relativa allo script host. Ci saranno degli eventi chiamati Women Car Parts. In una delle clip è possibile vedere uno sviluppatore che piazza una cardboard box al suolo. Sembra esserci un'icona circolare. Questo sta a significare che probabilmente sarà lootabile. Nel test di debug compare collectible car parts. C'è anche una variabile chiamata Women Car Parts Box Generic Used che potrebbe stare ad indicare la possibilità di rubare pezzi di macchine appunto per Women. Tutte queste box hanno il logo di Classic. Questo fa capire che Women e Jason hanno un interesse entrambi nelle auto classiche. Un test di debug Ambient Collectible Hat fa capire che ci saranno dei cappelli collezionati. Questo si collega anche alla passione di Jason per i cappelli che si può vedere in alcune parti del gameplay. Uno dei più interessanti è Marco. Marco. Vice City International Airport. Insomma, tante cose che hanno Vice City nel nome, essendo che il gioco, nel caso non l'avessimo già detto e nel caso non fosse chiaro, sarà ambientato a Vice City. Credo non ci interessino assolutamente queste robe dei brand. Ci saranno molti animali. Serpenti, in questo caso abbiamo visto dei pitoni. Ma tra quelli molto vari, gabbiani, puzzole e tanti altri, i più interessanti sono alligatori, balene, cinghiali, che c'erano anche su GTA 5, ma anche mucche e cavalli. Questo fa pensare che forse ci sia finalmente la possibilità di utilizzare i cavalli su GTA 6. Se da una parte poteva richiedere un determinato sviluppo, adesso l'infrastruttura Rockstar Games ce l'ha già. Su RDR2 i cavalli si comportano in maniera eccellente, quindi non vedo perché non dovrebbe sfruttare il suo stesso videogioco per portare i cavalli anche su GTA 6. Nuove meccaniche: puoi camminare liberamente mentre sei accucciato, puoi stenderti, puoi lootare zaini e borse, sia con Jason che con Lucia. L'abbiamo visto anche da alcune clip. Alcune opzioni, tra cui Stash Gold e Stash Cash Stack, sono disponibili in alcune clip che abbiamo visto. Nella clip Americas 2021-10-19-21-20-10 possiamo proprio vedere Jason che mette dell'oro nella borsa. Sarà possibile coprire il volto con armi e coltelli, cambiare braccio per uscire dalle coperture sia da destra che da sinistra, prendere gli NPC durante combattimenti corpo a corpo, sparare uscendo fisicamente con il busto dal finestrino. Tornerà League
Eagle Eye di RDR2 c'è la possibilità che Jason possa utilizzarlo per vedere e evidenziare punti di interesse, ingrassare, dimagrire e sviluppare i muscoli. Lucia infatti in alcune clip è molto più magra rispetto che in altre. Dall'altra parte c'è Jason in una clip in cui cammina vicino alla piscina di un hotel che sembra molto più muscoloso rispetto ad un'altra in cui cammina insieme a Lucia e in cui è molto più magro. C'è anche una menzione ad un evento chiamato Multi Gym. Sarà possibile portare corpi, l'abbiamo visto nella clip Americas 1 2022 05 24 17 19 42, rapinare gli NPC, parlarci e minacciarli durante le rapine, raccogliere oggetti come bottiglie, bicchieri o parti di auto. Ci saranno molte attività tra cui il riciclaggio del denaro. Nella clip a Lank's Waffle c'è proprio una clip relativa a un autolavaggio che sicuramente serve per il riciclaggio. L'icona è una lavatrice con il simbolo del dollaro all'interno. Questo sarà il simbolo universale per tutte le proprietà di riciclaggio di denaro e fa pensare quindi che ce ne saranno tante e sarà possibile acquistarle tutte nella modalità storia. Ci sarà il contrabbando di auto e il contrabbando di opere d'arte, insieme anche a dei business acquistabili probabilmente molto simili a quelli che possiamo vedere oggi su GTA Online. L'abbiamo già detto, ci saranno molte rapine attuabili. Lucia ha inoltre molti strumenti per l'hacking nell'inventario. Alcuni di questi li abbiamo nominati prima, come il Tracker Jammer. Questo sta a significare probabilmente che ci saranno molte attività relative all'hacking. Nella clip a Lank's Waffle si può vedere inoltre la possibilità di dare degli ordini ai compagni per fargli eseguire determinate azioni precise. In questa clip è possibile vedere anche la scritta Full Description relativamente al livello di sospetto. Probabilmente questo sistema quindi sarà molto simile a quello di RDR2, sicuramente molto articolato. C'è anche infatti in un altro punto una scritta Full Vehicle Description. Questo sta a significare che la polizia sa che veicolo stiamo guidando ma non conosce il nostro aspetto. Ci sarà anche un sistema che terrà conto di quanto sono spaventati e collaborativi gli ostaggi. Questo sarà indicato con un pallino giallo sopra la testa di questi, che potrà lampeggiare, essere pieno o sparire completamente. L'intelligenza artificiale sarà notevolmente migliorata. In una delle clip è possibile vedere un NPC che spara Lucia solo nel momento in cui lei gli volta le spalle. Gli NPC inoltre si comporteranno in maniera più naturale, potranno camminare in gruppo come accade anche in Red Dead Redemption. In particolare c'è una clip di un gruppo di turisti che passa intorno a Lucia continuando la conversazione. Quando si è in gruppo e un compagno deve seguire un determinato obiettivo o un altro determinato NPC, non ha bisogno di seguire il protagonista, quindi il personaggio controllato dal giocatore, ma sa direttamente dove andare, chi seguire e che obiettivo raggiungere. Nella clip Americas 1 2022 09 12 16 42 30 c'è proprio il team di sviluppo che si sta occupando di questa meccanica. Ci sarà un sistema come in Red Dead Redemption 2 che terrà conto della crescita dei capelli e della barba. Jason può essere visto con una barba e dei capelli diversi a seconda del video. Ci sono tutta una serie di trappole create dalla polizia. Una per esempio si chiama Cop Trap Apartment Complex, l'altra Cop Trap Body Shop, ma ce ne sono varie. Questo fa capire che i poliziotti saranno molto più intelligenti rispetto a GTA 5. Giocare senza la minimappa sarà diverso, adesso sarà attuabile, infatti ci saranno evidenziati i punti in cui dovremo andare, sia per quanto riguarda i waypoints, sia per quanto riguarda le icone della mappa. E il radar apparirà quando si salirà a bordo di veicoli, come anche le biciclette, scegliendo questa modalità di gioco. Nella rapina a Lank's Waffle, inoltre, la polizia non pusha senza ritegno, ma cerca di attuare una strategia. Limitare la libertà degli NPC è una meccanica di gioco che è stata presa da RDR2, come anche la possibilità di lootare veicoli. Sempre nella rapina a Lank's Waffle è possibile leggere un messaggio Examine Stranger SUV. Il sistema che gestisce il furto di veicoli sarà molto più avanzato. Ci sono anche determinati eventi carjacking, cut, carjacking, advanced AI. Un'altra cosa molto più dettagliata saranno i danni ai veicoli e anche l'handling. L'handling in particolare sarà molto più pesante, probabilmente più simile a quello di GTA 4. E i danni, come stavo dicendo, saranno molto più vari, molto più dettagliati, molto più dinamici e anche molto più realistici. Il GPS è visibile anche all'interno del veicolo, sul cruscotto, sul tablet o in qualsiasi apparecchiatura che questo
stato abbia non solo sul radar. È possibile anche entrare in un veicolo come passeggero in un determinato posto a scelta. Gli animali interagiranno in maniera dinamica con l'ambiente circostante. Ci sono delle clip in cui dei procioni rubano dalla spazzatura del cibo. In particolare c'è una lista di eventi dedicata proprio ai procioni. In un paio di video la luce filtra attraverso la cartilagine dell'orecchio di Lucia, cosa che accadeva anche su RDR2. Gli interni sono molto dettagliati e dinamici. All'interno del nightclub Jack of Hearts e all'interno dell'Hank's Waffle c'è un pavimento molto sporco. Ci sono anche cannucce, bicchieri, posate e altri oggetti sparsi sul pavimento. Nella clip Americas 1 2022 0802 20 20 00 c'è un agente di polizia come passeggero che controlla lo specchietto retrovisore prima di far eseguire una manovra al collega. Questo per capire se ci fossero auto che arrivavano da sinistra o da destra. Quando la polizia arriva all'Hank's Waffle, un NPC esclama Gesù. Finalmente, questo fa capire che siano proprio in grado di capire la situazione e reagire di conseguenza. Nella clip Americas 2022 04 06 15 55 26, un poliziotto che viene colpito da un proiettile sparato da Lucia cerca di evitare la pressione in un particolare punto del corpo, continuando però a restare in azione. Il sistema che gestisce i suoni invece è molto migliorato, tanti sono più realistici anche per quanto riguarda il ragdoll, che non sempre aveva suoni corretti e corrispondenti a ciò che stava accadendo. In una clip in particolare Lucia colpisce un'auto cercando copertura, l'auto non solo si muove ma emette anche un lieve suono. I miglioramenti ci sono anche per quanto riguarda l'apertura delle portiere, ogni auto infatti ha un suono diverso e cambia anche a seconda della situazione. Le sirene della polizia provocano un eco molto più realistico, inoltre le armi sembrano suonare in maniera molto più pesante e rumorosa. Si pensa sarà possibile cavalcare i cavalli proprio grazie ad una variabile che vediamo in una clip di debug, input horse exit. Potrebbe essere qualcosa di rimasto dall'engine che è stato riciclato chiaramente da Red Dead Redemption 2, ma data la presenza di cavalli in realtà nulla è detto. C'è anche un metro mover in cui sarà possibile entrare in maniera dinamica mentre questo si muove. Quando si ricarica un'arma i bossoli restano sul terreno per molto più tempo. Inoltre in una clip c'è un poliziotto che ha anche un casco antiproiettile, cosa nuova per quanto riguarda l'offline. C'è anche un messaggio di avviso che indica il fatto di stare finendo la memoria video e di chiudere altre applicazioni per permettere la corretta esecuzione del gioco. Alcuni negozi non saranno aperti 24/7, tra l'altro c'è uno in particolare con un'insegna Sorry We Are Closed, che è la stessa utilizzata in GTA Vice City The Definitive Edition. C'è una collision box fuori da un negozio, questo fa pensare che probabilmente sarà possibile acquistare il cibo di persona scegliendolo come su Red Dead Redemption 2. Gli oggetti compariranno sulla distanza molto più gradualmente, questo permette di dare un senso di realismo e ridurre considerevolmente il pop-up. Lucia può guidare anche il veicolo personale di Jason e per la prima volta nella saga di Grand Theft Auto un negozio ha ben due commessi, sì, l'hanno evidenziata in questa maniera. Ci sono poi tutta una serie di eventi interessanti, la lista è lunghissima, ve la sto facendo scorrere qui nel video, se volete mettete in pausa e leggetela. Qualcuno che abusa della sirena della polizia, un litigio per un parcheggio, vandalismo, vario, gare all'aeroporto, scambi di droga con raid della polizia o tra gang rivali, altri eventi collegati alle gang. La polizia di tanto in tanto arresterà gli NPC. Ci si aspetta che non siano arresti random, ma che questi effettivamente abbiano fatto qualcosa poco prima dell'arresto. E ce ne sono altri relativi a quelli che potrebbero essere nuovi misteri. Un argomento che sicuramente attirerà molto l'attenzione, uno di questi riguarda la barca fantasma. Auto abbandonate sia in spiaggia che nel bosco o anche sui binari del treno. Ce n'è anche uno in particolare che si chiama UFO Animal. Altri più interessanti come la scoperta della miniera, il mistero del faro, aerei abbandonati vari, il messaggio nella bottiglia, pneumatici sul fondale marino, era un easter egg presente anche su GTA 5, vari eventi collegati anche a un farm monster. Abbiamo poi tutta una lista di veicoli che torneranno da GTA 4, da GTA 5, da GTA Online e dai precedenti capitoli della saga. Altri invece saranno nuovi, non si sa precisamente il nome, ma uno di questi sarà la controparte dell'universo di GTA della Toyota Camry. Ci sarà il Transgressor. Capito la battuta? Transgressor.
e una sand car, una specie di dune buggy, insomma un veicolo da fuoristrada. Nuove auto della polizia come il Vapid Interceptor e altre ispirate al Ford Ranger Off-Road 2017 o al Ford Explorer. Siamo riusciti a vedere per intero anche tantissimi luoghi della mappa. Sappiamo che il gioco sarà ambientato principalmente a Vice City, ma non solo. Il lago più grosso di GTA 6 sarà il Lake Leonida, l'abbiamo già visto, sarà veramente importante. Elencarle tutte è impossibile, comunque avete il link del documento in intero qui sotto in descrizione. Ci saranno anche tanti posti abbandonati, un hotel, un osservatorio, un avamposto di ricerca. È interessante notare che alcune posizioni sono state chiamate con i corrispondenti nomi reali, questo probabilmente per permettere agli sviluppatori di trovarle più facilmente. Poi chiaramente il nome verrà cambiato o sarà già stato cambiato una volta terminato lo sviluppo. Ciò di cui però probabilmente il nome non cambierà è il triangolo delle Bermuda. Ci saranno foreste, miniere, cave, isole varie e tunnel sotterranei. Nei leak è comparsa anche la Interstate 95, ispirata alla Interstate 97 da Miami. E grazie a questi luoghi è stato possibile creare una mappa che potrebbe rappresentare fedelmente ciò che vedremo su GTA 6. Certo, abbiamo solo alcuni luoghi, gran parte di questa mappa è vuota, ma ci dà un buon punto di vista iniziale. È importante notare, come sempre, comunque, che in orizzontale da una parte all'altra della costa sembra non esserci chissà quale distanza. In realtà, se compariamo le posizioni relative nel mondo reale, si tratta di oltre 100 miglia di mappa. Una strada caratteristica è la Keys Causeway, che è basata chiaramente su una controparte reale. Lo stato del gioco sappiamo che è in una fase di debug e pulizia, questo lo vediamo da svariate clip. Ci sono due versioni, una chiamata Game Win64 Beta.exe, l'altra chiamata Game Win64 Debug.exe. Entrambe hanno il loro scopo, chiaramente la seconda serve per eseguire test.